La primavera azzurra, alla terza giornata, perde l'imbattibilità in campionato e colleziona la seconda sconfitta stagionale, la prima rimediata in casa, al centro sportivo di Sant'Antimo. Il netto risultato finale sembra parlare di una gara a senso unico e invece nel primo tempo la partita è stata costantemente nelle mani del Napoli, con tante occasioni sprecate dagli azzurrini per andare in vantaggio. Al quarto è Liguori sulla corsia destra a condurre la transizione offensiva e servire in area di rigore Negro, la cui girata è contratta dalla difesa della Sampdoria. Al decimo l'occasione più clamorosa di tutta la sfida per il Napoli. Schiavi va al cross, Acunzo sul secondo palo di sinistro si fa respingere la conclusione da Krapikas, nonostante avesse buona parte dello specchio della porta a propria disposizione per battere il portiere della Sampdoria. Al sedicesimo il Napoli sfonda ancora sulle fasce laterali, stavolta è Russo ad andare al cross, ma il colpo di testa di Basit è centrale e Krapikas blocca in due tempi. Al ventisettesimo Negro ruba palla a Lefebvre, che però riesce a rimediare in scivolata strappando in maniera assolutamente regolare il pallone al centravanti azzurro. L'unico tentativo della Sampdoria nel primo tempo arriva al trentesimo. Si tratta di una conclusione dal limite dell'area di Vrioni, terminata abbondantemente a lato. Al 37esimo il Napoli spreca un'altra palla gol clamorosa. Otranto intercetta un pallone sulla mediana, allarga sulla sinistra per Russo, che trova Negro tutto solo all'altezza del dischetto del rigore. Il centravanti azzurro affretta la conclusione di sinistro e spedisce il pallone abbondantemente alto sopra la traversa, quando invece avrebbe avuto il tempo di controllare la sfera e indirizzare con serenità il tiro verso la porta di Krapikas. Il Napoli fa la partita, macina occasioni, ma non concretizza. Il primo tempo si conclude sullo 0-0. Nella ripresa va in scena un altro film. Il Napoli crolla a livello psicofisico. La Sampdoria è pericolosa sin dai primi minuti. Gli azzurrini sembrano replicare la sindrome di Kiev, palesando un calo vertiginoso in termini di condizione atletica e concentrazione. Al 51esimo il primo campanello d'allarme. Vrioni si libera della marcatura di Granata e calcia verso la porta di Scheper. Il tiro termina di poco a lato. Al 53esimo inizia la gara di Balde, il fratello del talento della Lazio classe 95. L'attaccante della Sampdoria vince un duello con la Sicchi e si invola sul lato sinistro dell'area di rigore. Prova a beffare Scheper, che però è attento sul primo palo e blocca il pallone in due tempi. Al 60esimo la Sampdoria va in vantaggio. Tessiore inventa un preciso assist in verticale per Brioni, tenuto in gioco da Russo. L'attaccante della Sampdoria controlla il pallone e di destro a tu per tu con Scheper lo spedisce nell'angolino basso. Come a Kiev, il Napoli non riesce a reagire allo schiaffo subito e dopo un minuto subisce anche la rete dello 0-2. La Sampdoria realizza tre passaggi in verticale e si trova in porta. Cioce serve Vrioni, che complice il pessimo posizionamento della linea difensiva azzurra, mette Balde a tu per tu con Scheper. Il fratello di Keita non perdona il portiere azzurro e raddoppia. Il nervosismo colpisce il Napoli. La partita si incattivisce e al 63esimo si scatena un parapiglia in campo. Protagonisti soprattutto Lasicki e Vrioni, ammonito dall'arbitro Mastro Donato insieme a Liguori. Al 66esimo Saurini cambia modulo, inserisce Della Corte per Basit e passa al 4-4-2 con Liguori seconda punta al fianco di Negro. Saurini è costretto a rivedere la sua mossa tattica 4 minuti dopo perché Lasicki esagera con le proteste. Probabilmente esprime qualche parola fuori luogo nei confronti dell'arbitro, che lo espelle lasciando il Napoli in 10. La guida tecnica della primavera prova a limitare i danni inserendo Milanese al posto di Liguori. Al 77esimo gli azzurrini si ripresentano nell'area della Sampdoria. D'Ignazio va al cross dalla sinistra, pessima l'uscita di Krapikas, che perde il possesso del pallone in area di rigore, ma Negro non riesce ad approfittarne. All'82esimo il Napoli va vicino alla rete dell'1-2. Azione personale di Negro, che guadagna il fondo sul lato destro dell'area di rigore. E serve Della Corte, che posiziona male il corpo al momento della conclusione, che termina abbondantemente alta. L'ex avversario Manna va a segno un minuto dopo.
cross alla sinistra di Russo, altra uscita maldestra di Grapikas e Della Corte spedisce il pallone in rete a porta vuota. Il Napoli sogna una rimonta, ma all'87esimo subisce la rete dell'1-2. Tutto nasce da un passaggio di Migliaccio, intercettato da Cioce. Tessiore verticalizza per Balde, che batte Schäfer con un preciso diagonale. Al 91esimo D'Ignazio è protagonista di uno scontro aereo con Oliana e non riesce più a rientrare in campo. Saurini ha esaurito i cambi a sua disposizione e il Napoli resta in 9 uomini. La Sampdoria ne approfitta al 95esimo. Pastor serve Balde, che approfitta degli ampi spazi concessi dagli azzurrini. Si invola verso la porta di Schäfer e lo supera per il definitivo 1-4. Che delusione per i ragazzi di Saurini, che nel primo tempo avevano dominato. Bisogna ritrovare subito le energie fisiche e mentali, perché mercoledì si torna in campo, c'è il debutto casalingo in Youth League contro il Benfica.